Questa presentazione si divide sostanzialmente in tre temi, perché 3D e archeologia significa non solo fare ricostruzioni e belle applicazioni ad uso del pubblico, ma anche confrontarsi sui problemi di come rendere disponibile questo materiale e confrontarsi, come renderlo disponibile dal punto di vista della licenza d'uso, tra virgolette, del materiale e di come renderlo disponibile dal punto di vista delle tante piattaforme che esistono oggi. Per chiudere naturalmente su quelle che sono le principali problematiche più specificamente legate al 3D. In due parole, perché noi facciamo 3D in archeologia? Per i quattro temi che dicevo prima, per valorizzare, divulgare, comunicare e soprattutto per fare ricerca. Uno dei grandi inganni dell'archeologia moderna è che pensa che il digitale serva soltanto per le prime tre voci e non serva per la ricerca, mentre probabilmente è esattamente il contrario, visto che non si può divulgare se prima non si fa ricerca. Questo è quello che io intendo quando si parla di valorizzazione, divulgazione, comunicazione e ricerca, tanto per mettere chiaro e tondo i termini in bella vista ed esplicitare il significato per una migliore comprensione non solo di quello che si dirà oggi, ma di quello che è il mondo dell'archeologia virtuale in generale. Dal punto di vista esplicitamente tecnico, 3D in archeologia vuol dire una stilosi virtuale, dal punto di vista architettonico, interazione sensomotoria, basta leggersi i libri che riguardano gli aspetti dell'interazione umana con il mondo che ci circonda. Il 3D in archeologia è soprattutto trasparenza di dati, cosa che bisogna sottolineare, non è la semplice pubblicazione testuale delle ricerche. Si può definire il 3D in archeologia una ricerca di tipo olistico e costruttivista, non vi tedierò sul significato di questi termini, e il 3D in archeologia è soprattutto un ecosistema, perché contestualizza le connessioni con altri elementi dell'ambiente. Un'altra delle problematiche dell'archeologia è che l'archeologia, soprattutto quella italiana, è sempre un'archeologia intrasite, per così dire. Ho il mio scavo, la mia stratigrafia e mi limito a quello, mentre il sito archeologico, per così dire, non esiste se non è in connessione con il mondo che lo circonda. Il mondo che lo circonda sono altre culture, altri villaggi, sistemi di comunicazione antichi e il paesaggio naturale, fondamentale naturalmente, e chi ha partecipato ieri al laboratorio sul GIS ha visto quanto sia importante fare ricerca sul paesaggio antico per riuscire a ricostruire le tipologie di insediamenti, che non sono solo estrusioni di polilinee naturalmente. Perché non fare 3D in archeologia? Naturalmente non lo facciamo perché è di moda, perché fa spettacolo, perché è tecnologico, perché in tutto questo naturalmente la ricerca non c'entra nulla, e né tantomeno lo facciamo per fare soldi, perché mi pare abbastanza evidente che chi comincia da questo punto di partenza ha già sbagliato. Partiamo con i problemi aperti: generazione, disponibilità e fruizione pubblica del dato. Ci sono svariati temi di cui in Italia si discute oramai fortunatamente a buon livello da qualche anno, e nel mese di giugno ci sono stati, tra fine maggio e giugno, due incontri specificamente dedicati all'open data, all'open content, all'open source anche. Ma tutta questa discussione, se rimane sul punto di vista teorico e filosofico, come dice il professor D'Andrea, non porta da nessuna parte, se non è ancorata alla realtà, ai problemi che tutto questo pone e alla questione della fruizione del dato. Ad esempio, quando noi scaviamo open data, la gestione di un bene, se noi scaviamo in area privata, magari il privato non ha alcuna intenzione di rendere disponibile le informazioni del suo terreno di scavo all'interno di un bene. Anch'io, per esempio, recentemente ho pubblicato un'epigrafe rinvenuta in un terreno di un privato e fino all'ultimo mi sono interrogato se mettere anche i nomi dei proprietari. Alla fine ho deciso di soprassedere, non solo per una questione di privacy che in quel caso sarebbe bastato chiedere, ma anche sull'opportunità di mettere naturalmente ad esempio i nomi dei proprietari dell'area privata. E poi quando l'area privata cambia di
di padrone, c'è cioè un passaggio di proprietà, l'open data rimane open data oppure il nuovo proprietario si intestardisce e dice no, io non voglio più che quei dati siano, che una certa parte di quei dati che mi riguardano sia resa disponibile al pubblico. Queste sono tematiche che non possiamo far finta che non esistono quando si parla di questo problema. Quale dato? Il dato grezzo ammonta a decine di gigabyte. Non è possibile metterlo in rete costruendosi un sito personale sui server che vengono messi, perché in genere se non si vogliono spendere migliaia di euro comprando server, diciamo cosiddetti dedicati, bisogna in qualche modo limitare o tagliare drasticamente la quantità di dato che viene messa a disposizione, ed è un problema che questo dato è la messa a disposizione del pubblico di questo dato è appannaggio soprattutto di istituzioni e centri di ricerca che possono permettersi piattaforme e framework che possono arrivare a costare anche svariati milioni di euro. Quindi il primo problema è un ragionamento mirato e puntuale sul tipo di dato da aprire, interrogandosi su quelle che sono le esigenze anche di tutela e di privacy del patrimonio privato e del patrimonio pubblico, di gestione e di controllo del patrimonio. L'anno scorso abbiamo assistito al caso della nave romana rinvenuta ad Ostia, che per un mese è stata tenuta nascosta onde evitare che orde di scavatori potessero andare a danneggiare il sito. Ha un senso continuare oggi a fare questo tipo di ragionamenti oppure no? Ragionare come si ragionava negli anni 80, quando le sovrintendenze nascondevano i ritrovamenti per evitare che i tombaroli andassero ad indagare. Si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, però è un dato di fatto che il problema esiste. È stata fantastica l'intervista di un tombarolo di Pompei che dice: ma io a Pompei scavo tranquillamente, non ho mica paura delle leggi, addirittura lo sanno che lui è un tombarolo nel sito di Pompei, sta lì da anni e ne siamo profondamente contenti. L'importante è poi evitare le discariche a Villa Triana mentre ci distruggono Pompei senza che nessuno faccia nulla, e qui chiudo assolutamente la polemica. Open data ecosystem, questo è, diciamo, cosa significa fare open data. Da un punto centrale che può essere il governo, raggiungere cittadini, studenti, scienziati, giornalisti, analisti, educatori, tutto quello che è, diciamo, il panorama della società che è in grado di raggiungere quel tipo di dato. Open data significa favorire la ricerca, aiutare la discussione scientifica e, dal punto di vista della cosiddetta peer review, della revisione paritaria, avere dati veri, diciamo, per analisi, ma anche dati veri per costruire formule matematiche di potenziale del calcolo archeologico. Oggi l'archeologia preventiva, che sarà che in qualche modo il futuro della ricerca, sostanzialmente ha pochissimi dati per fare calcolo del potenziale archeologico, perché molti dati sugli scambi sono o chiusi nelle sovrintendenze o, peggio ancora, chiusi nei cassetti di chi scavi in attesa di una pubblicazione che, come sappiamo, nel 95% degli scavi archeologici italiani non avviene mai. Archeologia ed open data. Qual è il problema? È che dal punto di vista teorico e filosofico si vuole arrivare, come dicevo prima, su Marte senza passare per la Luna, il che è naturalmente impossibile. Bisogna prima ragionare su come quel dato va trattato, su come renderlo disponibile, su quale dato renderlo disponibile. Ed una cosa che sinceramente mi sono domandato, quando noi parliamo di share alike, che sistema è possibile adottare per impedire che quel dato venga rimesso in maniera farlocca, per così dire? Immagino il costruttore a cui non interessa il bene culturale che si scarica la mappa di rischio archeologico del suo sito, nasconde un paio di siti, così dice che devo costruire, poi vai a stabilire con precisione qual è il dato originale, quello vero, sistemi di firma digitale ad alto livello di crittografia, non lo so, possiamo ragionare, magari le mie sono, diciamo, ipotesi, l'infelice timore del furto dati ad esempio, ma sono temi che secondo me vanno visti con una certa attenzione.
Il primo passaggio è soprattutto far capire l'importanza dell'open data nell'ambito scientifico e soprattutto l'importanza della pubblicazione del dato archeologico. Ad esempio, se noi cominciassimo a dire che si finanziano gli scavi archeologici soltanto se vengono veramente pubblicati con una qualità scientifica e con una qualità anche dal punto di vista della licenza di tipo open, vedrete che in Italia l'80% degli scavi chiude immediatamente il giorno dopo, ma forse quel 20% riesce a fare ricerca in modo molto più avanzato, molto più veloce e anche molto più scientifico dal punto di vista della metodologia, perché avrebbe naturalmente più risorse. Infine, dati aperti ma anche gestibili. Questa è una dichiarazione tedesca del 2003 su un problema che oggi, 2012, non è stato ancora assolutamente risolto. La disseminazione aperta dei dati non serve a nulla se chi può usufruire di quei dati non li comprende, altrimenti ritorniamo al punto che si diceva prima, valorizzazione sì, ma se la società non comprende perché quel bene ha un valore, perché gli si spiega male, è una valorizzazione che rimane appesa a nulla. Il problema dei formati aperti, non si può fare open data se non si usano naturalmente formati aperti, perché io posso anche rendere il dato disponibile al pubblico, però se lo rendo disponibile in un formato che può essere gestito solo da un software che costa 50.000 euro, io sto facendo un'operazione che definire inutile è usare un eufemismo. Siccome il mercato del software non può essere controllato naturalmente per via ideologica, io non posso imporre, come pure qualcuno vuole fare, non posso imporre che una pubblica amministrazione o degli utenti usino un programma che io dico, ragioniamo sulla questione del formato aperto. Il formato aperto ha il vantaggio che io posso aprire quel tipo di dato con una serie di programmi svariati che sono multipiattaforma, quindi io non ho problema di utilizzare un sistema operativo determinato, non ho problema di utilizzare un software specifico, l'importante è che quel dato sia compatibile con il software che io sto utilizzando. In genere i formati aperti hanno proprio il vantaggio che, essendo aperti, io mi posso anche scrivere, se sono bravo, un plugin che si interfaccia con il mio software e che è in grado di leggere quel tipo di dato. I formati aperti pongono anche un problema in prospettiva futura. Se io rendo disponibile un dato, non lo rendo disponibile a tempo determinato fino al 31 luglio 2015, ma lo rendo disponibile nella speranza che anche nel 5125 quel dato sia ancora leggibile. Il problema è che nessuno di noi ha questa certezza, nessuno di noi, come pure qualcuno nonostante tutto dice, ha la certezza che tra 1000 anni un formato di oggi sia ancora leggibile o sia ancora interfacciabile con i futuri programmi, sia dal punto di vista del linguaggio di scrittura, quindi il linguaggio di programmazione con cui tra 1000 anni programmeremo i nostri software, sia dal punto di vista, in un certo senso, di conservazione del dato. Il problema di conservazione del dato è, i supporti di memorizzazione sono deperibili e quelli a durata più lunga sono quelli che usano ad esempio al CERN, che hanno una garanzia di 30 anni, cioè io ho la garanzia che tra 30 anni quel dato potrò leggerlo, però è una garanzia di 30 anni, quindi io nel 2042 dovrò comunque preoccuparmi o di fare un backup di quei dati, oppure di cambiare magari i supporti di memorizzazione, ma devo partire dal concetto che se io memorizzo un file oggi, nel 2080 è praticamente certo che non riuscirò a leggerlo se non ho fatto nel frattempo tanti step di backup e di rimessa in funzione del dato archiviato. Altro problema, il digitale non occupa uno spazio infinito. Il fatto che io in una tavoletta come questa posso registrare i libri di un'intera biblioteca non significa che le biblioteche del mondo possano essere digitalizzate e si possano produrre 1 milione di libri digitali al giorno, per il semplice motivo che lo spazio di archiviazione va costruito con framework, con dataset che costano soldi.
E naturalmente le società che devono gestire a un certo punto potrebbero anche dire: no, io non faccio più open access perché la piattaforma costa troppo, da domani mi dovete pagare una cifra forfettaria, magari 1 euro, 2 euro, 10 euro, perché altrimenti io non sono più in grado di mantenere accesa e funzionante quella piattaforma di gestione del dato. La questione anche del dato grezzo: quando si parla di open data si parla soprattutto di dati grezzi, ma i dati grezzi non sono gestibili da parte dell'utente finale, soltanto dallo specialista. Alcuni dati grezzi possono essere immediatamente fruiti dal pubblico, altri dati grezzi devono essere prima trattati, o come nel caso del carciofo, pulito, cotto e poi mangiato. Questi dati, quando noi li mettiamo a disposizione del pubblico, dobbiamo ragionare ad esempio sulle capacità delle reti che hanno diciamo gli utenti finali, che siano essi istituzioni o che siano essi appunto, diciamo, privati cittadini che vogliono fruire del dato cartografico. La rete ADSL italiana è questa. L'Italia è al 77° posto mondiale dal punto di vista della qualità media del download. Quando si parla di qualità media è la qualità di velocità del dato. Ci sono gli utenti che scaricano a 100 megabit perché hanno la cifra ottica, ma ci sono anche gli utenti, soprattutto nel sud Italia, che hanno ancora la 56K. Questa media in Italia fa 5 megabyte al secondo per gli utenti. Il Lussemburgo, che sta al primo posto mondiale, siamo praticamente a 40 megabyte. Quando si parla di upload, praticamente scadiamo, l'Italia esce fuori dalle classifiche, rientriamo soltanto quando si parla di qualità della rete e di velocità, diciamo, di collegamento al server di riferimento. Qui l'Italia recupera un po' di posti, però naturalmente non è la qualità che fa la velocità di download. Quindi io immagino mettere 50 GB di dati a disposizione e l'utente che deve stare 6 giorni e mezzo a fare un download consecutivo, naturalmente dubito che abbia questa capacità di resistenza. Questi sono dati costantemente aggiornati su netindex.com, quindi li potete tranquillamente andare a verificare come fluttuano le classifiche, diciamo, di velocità di rete. Open format, bisogna anche fare un ragionamento su quello che è l'open format, perché se parliamo di open format proprietario del software open source abbiamo sbagliato, perché quello non è open format dal punto di vista, diciamo, del intrinseco del formato di salvataggio, ma non è open format dal punto di vista della capacità di essere multipiattaforma e multisistema. Ci sono file come FBX di Autodesk o DNG che non sono open format ma sono di dominio pubblico, quindi io ne conosco le specifiche e posso programmare dei plugin di interfacciamento, e già questo è una bellissima base di partenza per mettere a disposizione il dato a terzi. Allora, open source naturalmente è un altro punto cardine della ricerca, perché consentono di programmare e di gestirsi il software di, diciamo così, di gestione e di analisi del dato, ma non è lo status della licenza di un programma a fare la qualità della ricerca. Si sente ancora dire che bisogna utilizzare software open source perché solo quelli garantiscono di poter fare determinate cose. Primo, non è assolutamente vero. Secondo, è l'output del dato quello che importa e non come quel dato viene gestito quando si parla di open data, di open access e più in generale di conoscenza aperta. Qui una slide in cui spero di poter far chiaro che il software deve essere importante dal punto di vista della stabilità, della potenza e della velocità di analisi del software, e non certo dal punto di vista della qualità della licenza. Open source naturalmente non è gratuità o libertà di utilizzo, perché open source è una filosofia di condivisione del dato, fa parte della conoscenza aperta, quindi noi dobbiamo ragionare appunto in termini di conoscenza aperta e non semplicemente il software open source, quindi vuol dire gratis. È un altro tipo di filosofia che sta dietro questa tipologia.
Open source risparmio? No, secondo me è un falso problema, perché fare una migrazione dai software attuali, che possono anche essere commerciali, a software open source, vuol dire costo in termini di produttività, costo in termini di formazione del personale, costo in termini di supporto tecnico. Quindi bisogna sempre ragionare, quando si fanno questi dati, su, diciamo, sul fornire cifre che sono assolute. Il vero risparmio per certi aspetti è l'open hardware, cosa su cui non si discute assolutamente, e in un certo senso dispiace, in Italia, perché noi ragioniamo tanto sull'output che deve essere open format, ma non ci rendiamo conto che molti strumenti come i laser scanner 3D hanno un input di dati che è assolutamente closed. Ed è bello sapere che la piattaforma open hardware di maggior successo internazionale è italiana e si chiama Arduino. Con 4 righe di codice si può controllare sostanzialmente il mondo intero, e sarebbe bello che magari degli ingegneri o personale che si occupa di questo tipo di programmazione riuscisse a mettere in piedi delle piattaforme a fini archeologici che possono costruire del dato che sia già open in input e non soltanto in output. Repository aperto, quando si parla di open data, questi sono i formati fondamentali che a mio avviso oggi noi dovremmo utilizzare. Basta JPEG nella documentazione archeologica, non si possono più vedere, ve lo dico francamente. Doc è un formato di Microsoft, ma oggi è un formato di dominio pubblico, quindi anche quello non abbiate paura ad utilizzare Doc, perché a differenza del DocX, che è dell'ultima versione, è un formato di tipo pubblico. Cominciamo a migrare verso formati di tipo XML. Il DocX è di tipo XML, ma non è naturalmente di dominio pubblico, però è, ad esempio, lo stesso l'ICCD sta migrando verso una piattaforma di gestione delle schede archeologiche interamente basato su linguaggi di tipo XML, e sarà questo inevitabilmente il futuro del web e non soltanto. Il ruolo dell'archeologo in dato digitale: abbiamo parlato dei problemi del dato grezzo e del dato elaborato. Chi è che deve elaborare il dato grezzo per renderlo disponibile in modo comprensibile? L'ingegnere che non ha scavato e non conosce nulla dei problemi di gestione del dato archeologico deve essere per forza l'archeologo, ma se non ha una formazione specifica diventa un problema. Abbiamo voglia poi noi a parlare di open data se non facciamo anche formazione sulla gestione e sulla generazione di questi dati per gli archeologi. In due righe, quindi, obiettivo trasparenza. Io so come tu sei arrivato a quelle conclusioni, altrimenti discutiamo del nulla quando dobbiamo fare sostanzialmente revisione degli studi. Trasparenza del dato scientifico significa mettere il lettore nelle condizioni di conoscere fonti, metodi, collegamenti, in poche parole i processi cognitivi del ricercatore. Seconda questione, oggi la questione preeminente sono tablet e smartphone. Allora, l'evoluzione dei mobile, ci dice qualcuno che sta decretando la fine dell'era del PC o dei cosiddetti computer desktop. Non ne sono sicurissimo, ma è certo che le statistiche di vendita hanno un parametro estremamente chiaro. Gestire la comunicazione su mobile significa che l'utente porta con sé la documentazione che gli interessa, è invogliato ad usare le applicazioni, si può esplorare la cultura in forme nuove e si possono creare tanti bei giochini come gli Urban Trick, che fanno uso di GPS e che secondo me dal punto di vista dei musei possono davvero essere un cambio totale di paradigma tra offerta culturale, intrattenimento e il tema dei returning visitors, che è poco trattato dal punto di vista dell'offerta culturale dei musei, ma è fondamentale. Un museo deve puntare non tanto sugli accessi unici, ma anche sugli accessi di ritorno. È lo stesso sistema che si usa sul sito internet. Il sito internet non campa solo con l'accesso unico dell'utente che una volta arriva e poi non torna mai più, ma campa e crea sistema, crea comunità. Se l'utente una volta giunto su quel sito poi periodicamente ritorna e si aggiorna su quel tipo di offerta. Naturalmente questo parte anche da come i musei si aggiornano. Ci sono musei con collezioni bloccate da 50 anni, sarebbe ora insomma che si facesse un ragionamento anche su questi temi. Vantaggi: interattività, multicanalità, bassi costi, lunga autonomia. Svantaggi: chi deve programmare lo sa, decine di piattaforme diverse, è impossibile riuscire a creare un'app che sia pronta e impacchettabile per tutti i dispositivi esistenti.
la geolocalizzazione non funziona in ambienti interni, le app leggere necessitano di connessione veloce di internet per scaricare i dati messi a disposizione sul server, e allo stato attuale c'è uno scarso feedback delle generazioni più anziane, che naturalmente sono nate, cresciute e vissute in un'era in cui al massimo esisteva la TV analogica. Quindi c'è, questo sarà un tema naturalmente che verrà aggiornato nel futuro, basta vedere le statistiche di vendita agli over 65 negli Stati Uniti di questo tipo di piattaforme. Il problema poi delle differenze degli hardware, qui ad esempio una serie di paragoni tra tablet, iPad, tablet Android, con decine di diverse tipologie di schermi smartphone. Quando si programma un'applicazione bisogna sempre ricordarsi che l'hardware che deve gestire i dati digitali deve essere un hardware in grado di gestirlo in maniera idonea ed intelligente, altrimenti se per ruotare un modello sull'iPad l'utente ci mette 27 minuti, è chiaro che disinstalla l'applicazione dopo 4,6 secondi. Traffico da rete mobile, gestione del dato appunto su internet, questo è come cambia la rete: 2011 7 milioni di pagine visitate, 2012 dopo un anno 200 milioni di pagine visitate, iOS aveva il 45%, poi siamo passati alle ultime statistiche disponibili, questa è solo la piattaforma CineStat di aprile 2012, dopo un anno iPhone è passato dal 45 al 37, Android dal 14 al 25, quindi anche tenere presente quelle che sono le evoluzioni del mercato in termini di uso. Immagino Symbian, che è il sistema operativo di Nokia, che adesso sta morendo perché di fatto Nokia ha costruito una partnership con Microsoft per Windows Phone, quindi Symbian nel giro di un paio d'anni dovrebbe andare a morire. Basta ad esempio vedere, queste ve le leggete con tranquillità più tardi, basta andare a vedere quelle che sono le statistiche sul mobile commerce, sulle tipologie di dati, andare a vedere la demografia, andare a vedere quelle che sono le proiezioni del mobile market sul 2015, dove Android dovrebbe raggiungere il 50%, Symbian morire e addirittura iOS precipitare sotto il 20%, da circa il 40% che ha adesso. Quindi anche quando si programmano applicazioni bisogna tenere presente di quella che è l'evoluzione del mercato e non soltanto di quello che è lo stato attuale. Qui una serie di diversi studi sugli internet trend e naturalmente blogosfera, questa è sostanzialmente la blogosfera come si coniuga oggi: socialità, localizzazione, video, documenti, eventi, musica, immagini, piattaforme di blog nel vero senso della parola, comunità, live stream, Twitter e quant'altro. Vedete quante migliaia di piattaforme esistono, in Italia conosciamo soltanto Twitter e Facebook, ma in realtà vi assicuro che negli altri paesi si utilizzano altri canali, quindi io immagino anche l'istituzione che deve intercettare turisti dall'estero e pensa di farlo soltanto utilizzando Twitter, non è vero, perché magari negli Stati Uniti o in Russia ci sono altre piattaforme che vengono più utilizzate. Quindi il problema dei social media in archeologia, Google Plus, Bing, la questione, come si diceva prima, farsi trovare in rete, quindi SERP, SEO, PageRank, e ultimamente la questione dell'authorship e l'autorank, che Google ha introdotto da qualche tempo e che in futuro diventerà primaria e fondamentale per la definizione di quali contenuti sono seri in rete e quali no. Quindi speriamo di risolvere in parte il problema dei siti, fantastici siti nostri amici di fantarcheologia. Come cambierà il web in futuro? Non lo sa nessuno. Stiamo andando verso il web semantico, anche lì ci interroghiamo, ma il web semantico come cambierà i contenuti? Dovranno essere riscritti? Come influenzerà pagine che sono in prima posizione, finiranno disperse nella rete? Non lo sappiamo, chi si occupa di queste cose deve seguire l'evoluzione e naturalmente i blog ufficiali che hanno a disposizione le varie piattaforme. Terzo ed ultimo argomento che chiude questa brevissima tra virgolette introduzione: il problema della divulgazione online dei modelli digitali. Noi facciamo ricostruzioni ad uso scientifico, naturalmente sono bellissime e fantastiche, facciamo tantissima bella ricerca, poi però il nostro obiettivo è quello di uscire verso il pubblico.
La comunicazione archeologica in rete è naturalmente molto più articolata del blog, del forum, del giornale, ha una miriade di dati diversificati tra loro che vanno gestiti in una maniera idonea, in modo sia scientifico sia coniugato in senso appunto culturale, divulgativo. Il 3D, a mio modo di vedere, e non solo, rappresenta la forma più avanzata ed interattiva di visualizzazione di un contesto archeologico, ma noi come lo mettiamo a disposizione? Fino a un paio di anni fa usavamo l'HTML4 e Flash. Oggi, ad esempio, Flash non verrà più implementato nei browser dei mobile device e quindi bisognerà passare all'HTML5. HTML5 pone altri problemi di gestione del dato grafico attraverso librerie OpenGL che però sono ancora un po' acerbe, quindi siamo in questo momento in un limbo sostanzialmente nel cercare di capire qual è la piattaforma migliore. I plugin dovrebbero essere dismessi perché non sono multipiattaforma e richiedono un grandissimo lavoro di aggiornamento costante. Firefox oramai rende disponibile una nuova versione a cadenza di 1-2 mesi e immaginate il team che ogni settimana deve aggiornare il plugin per Firefox, il plugin per Opera, per Safari, per Internet Explorer, per Chrome. Non se ne può più uscire. L'HTML5 è di fatto un nuovo standard comune per il web, dobbiamo studiare come cercare di capire ed arrivare a questo tipo. Generazione di modelli 3D in archeologia, sostanzialmente tre strade principali, basato sulla realtà, quindi catturare il dato metrico del sito internet, lo si fa fondamentalmente attraverso strumenti, procedurale attraverso algoritmi di tipo matematico e computer grafica manuale. Io mi limito a modellare semplicemente, magari dato rilievo, mi limito a modellare con i più comuni programmi quelli che sono i resti del sito archeologico. Per renderlo disponibile, ho un sito archeologico fantastico di 40 milioni di poligoni, come lo rendo disponibile su dispositivi come l'iPad che ne gestiscono al massimo 20.000? Prassi comune, l'utilizzo dei LOD, cosiddetti livelli di dettaglio. Ma sui LOD, qual è la soglia minima sotto la quale non è lecito andare? Noi non è che facciamo gaming nel vero senso della parola, noi dobbiamo fare valorizzazione e comunicazione. Se dobbiamo dare un modellino della statua del David, non è che gli possiamo fare il naso appuntito perché dobbiamo limitarci a fornire un solo poligono, perché sennò esageriamo. Come vedete i LOD sono questi, si va da 60.000 a 60, cambia decisamente il tipo di qualità che noi restituiamo al modello anche in gestione. Tecnica naturalmente di LOD in base alla distanza della camera, in base alle risorse hardware che si hanno a disposizione. Anche qui chi si occupa di fare ricostruzione 3D e deve uscire verso output di questo tipo deve interrogarsi su come gestire la qualità del dato in base alla visualizzazione, senza alla disponibilità di visualizzazione dell'utente, senza scadere in termini di qualità del dato stesso. Quindi ottimizzazione del software, del player, ottimizzazione del modello. Per fare un piano servono 4 poligoni, non 20.000 come magari fa qualcuno. Il punto nello spazio è un'unità senza peso per il software, ma il piano aggiunge una miriade di informazioni, quindi ulteriori tecniche che noi adottiamo sono tecniche sostanzialmente di texturing. L'immagine, con una percentuale forse un po' esagerata, è l'80% di un rendering. Attraverso l'immagine io posso fare il normal bump, quindi trasformare un oggetto in low poly come se fosse un oggetto in high poly attraverso una tecnica chiamata di baking. Ad esempio, ecco, questo fa vedere semplicemente come da un'immagine ad alto dettaglio io, con una decimazione infinita di poligoni, questo sarà circa un decimo del modello originale, con una buona texturizzazione e con una buona generazione di mappe, io riesco ad ottenere un modello estremamente fotorealistico, estremamente dettagliato, con un decimo dei poligoni originali. E su questo link che vi ho segnalato viene spiegato perché i modelli per game sono così belli, pur essendo estremamente poveri di poligoni. È tutta una questione sostanzialmente di texturing.
effetti che si possono ottenere con differenti tipi di mappe, dove potete andare anche ad apprezzare, come una displacement map, ad esempio le venature del legno, che se dovesse incidere con la modellazione non sarebbe la morte sostanzialmente del modello. Seconda questione, come rappresentiamo l'incertezza archeologica visivamente e culturalmente, per far comprendere al lettore una volta per tutte che la nostra ricostruzione non è la ricostruzione definitiva, non è come era l'antico, ma è un'ipotesi, è diciamo un modo per avvicinarsi, è verosimiglianza e non è niente altro. Questo noi lo possiamo fare in che modo? Ci sono due tecniche fondamentalmente che vengono usate, che sono state usate in due progetti abbastanza importanti fatti in Italia negli ultimi anni. Uno è quello della Domus Aurea, presentato anche alla recente mostra di Nerone. Originariamente la tesi di laurea prevedeva l'utilizzo di differenti tipologie di colori per identificare i resti reali, i resti ipotizzati su base, diciamo, archeologica, ipotizzati su base cartografica. Magari c'è un rilievo del 500 che ci dice che lì esisteva il capitello, tipo il Settizodio. Oggi il Settizodio non esiste più, ma abbiamo rilievi monetali, rilievi antichi, siamo più o meno in grado di comprendere, però naturalmente dobbiamo dire che quello era un rilievo che non rappresenta esattamente l'antico, ma è una base per arrivare a determinare un certo tipo di ricostruzione. L'altro è l'Ancient Via Flaminia, che invece utilizza diversi livelli di trasparenza, quindi pieno totale, dove io ho i resti archeologici, e progressivamente 90%, 80%, 70% di trasparenza, a seconda che la mia ricostruzione è aderente alla realtà oppure è di fantasia, basata magari su modelli di tipo comparativo, perché naturalmente una domus romana si presume che sia più o meno simile come concetto ad un'altra, quindi io posso recuperare alcuni elementi per arrivare a determinare come una domus non più esistente poteva essere, sulla base sempre dei resti archeologici che ho a disposizione. Se non ho un atrio conservato durante uno scavo, è inutile che ci metto un atrio, perché in altre ville romane esisteva l'atrio. Questo mi sembra quasi ignobile da sottolineare. Problemi aperti. Come dicevo, manca uno standard valido per la discretizzazione dei modelli 3D, ognuno fa come ci pare, non dovrebbe essere così quando poi vogliamo costruire dei repository, delle librerie aperte dove la gente va a scaricarsi i dati. Manca uno standard che guidi l'utente alla generazione dei metadati, che si diceva durante i laboratori, layer di AutoCAD, chiamateli con nomi che siano intelligenti, trabeazione, tetto, colonne, non Pippo, Pluto e Topolino. Generazione per mezzo di strumentazione, assenza di punti di riferimento. Come dire, in una sola parola finale, ogni gruppo fa da sé, ma nessuno fa per tre, perché poi ognuno si fa i suoi bei casi di scavo, i suoi bei casi di studio, ma non si arriva mai ad un punto finale di individuazione comune di quale potrebbe essere una cosiddetta best practice nella generazione di questi dati. Quindi standard in archeologia è soltanto la chiarificazione della metodologia archeologica, perché noi non facciamo standard ISO 9001, perché non esiste uno scavo che sia uguale ad un altro, sia in termini di cronologia dello scavo sia in termini di tipologia dello scavo, quindi non può esistere uno standard così come noi possiamo concepirlo, ma lo standard diventa la metodologia archeologica. Una metodologia va bene, un'altra metodologia non può andare bene. Future prospettive, framework multipiattaforma libero per la gestione dei modelli 3D nei beni culturali. Qualcosa si sta muovendo, ma è Enea Grid, per esempio, è un framework dell'Enea che però è chiuso. Abbiamo bisogno di fare ancora moltissima strada. Gestione dei dati archeologici, rete e la fruizione da parte pubblica. È nato recentemente il Mappa Project, che è un bellissimo progetto di open data, il primo italiano basato, diciamo, sull'esperienza anglosassone. Il problema di Mappa Project è che prima loro scrivono che non bisogna usare i PDF perché è un formato chiuso, e poi mi mettono le tabelle in PDF, quindi c'è anche una certa schizofrenia nel fare questo tipo di discorsi, slegare la filosofia e la teoria da quella che poi è la pratica. Allora rischiamo di perderci. Quindi
una tavola rotonda che cominci anche a dire i modelli 3D si fanno così, si mettono a disposizione così, le tavole rotonde in Italia non fatele mai perché ognuno si fa le sue e siamo da capo a 12, come i famosi tavoli di crisi. Quando c'è un problema in una città bisogna fare un tavolo di crisi per risolverlo, allora bisogna invitare 50.000 persone, ognuno deve dire la sua, non si risolve nulla, quindi le crisi in realtà arrivano all'emergenza perché nessuno vuole mai risolverle, perché ognuno deve dire che no, si fa così, no, è meglio che si fa così. Siccome l'industria non ha di questi problemi, perché l'industria investe soldi, fornisce servizi a pagamento, quindi non ha il problema di avere dell'open data, dell'open format, siamo noi del settore così accademico della ricerca a doverci ragionare sopra e a fare delle proposte. Aforisma finale: perché fare 3D in archeologia nell'epoca del digitale in cui ci troviamo, grazie all'attraversamento non lineare di un territorio virtuale. Non lineare significa che io non ho un percorso predefinito ma posso vagare in un mondo virtuale nel modo che più mi aggrada. Ciascuno di noi può costruire il proprio percorso di conoscenza, naturalmente a condizione che vengano rispettati opportuni criteri di scientificità, apertura e trasparenza. Quello su cui non è stato possibile ragionare è come gli utenti fruiscono i musei. Ci sono delle ricerche che sono state fatte, fantastico che a volte si entri in, a San Luigi, giù a... Vicino a Piazza Navona ci sono tre dipinti di Caravaggio, uno guarda, esce, se ne ricorda uno, gli altri due, ma stavano ai lati, non l'ho visto. Quindi bisogna anche ragionare su come poi all'interno dei musei e delle istituzioni questi contenuti vengono proposti al pubblico, perché i percorsi di conoscenza che sono personali naturalmente vagano in un mondo che noi non possiamo controllare e che non è giusto controllare, ma se non vogliamo vanificare anche i nostri sforzi bisogna in qualche modo canalizzare l'attenzione degli utenti che fruiscono in modo non lineare di quel tipo di percorso verso specifici ambiti di conoscenza. Bibliografia di riferimento finale, link freschi che ho trovato ieri, fantastico, pubblicato alle 11:30 mentre giropagavo su Twitter. Studio: in Inghilterra l'open access costerà 60 milioni di sterline l'anno. Il problema, come è stato dimostrato, è che le ricadute positive in termini di efficienza della ricerca sono nettamente maggiori. Il problema è che comunque quei 60 milioni vanno spesi, vanno trovati, e non tutti gli editori sono disposti ad investire del proprio. Bisogna comunque passare attraverso, diciamo, dei servizi di abbonamento che possono costare o non costare, ma comunque sono servizi di abbonamento per introitare i costi di gestione. Devi investire il governo lo fa se comprende fino in fondo qual è la positività in termini di ricaduta della ricerca, che secondo me non è stata ancora ben compresa. Molti editori sono anche contrari all'open access, anche lì forse c'è da fare un discorso su come le famose via rossa, via d'oro, eccetera eccetera, che vi invito ad approfondire, su come poi questi dati vanno aperti. Ringraziamenti finali ad un genio del Novecento, quest'anno è l'Alan Turing Year. Università di Bari, il 5 ottobre, è considerato il padre del computer, o comunque uno dei padri del computer, un genio totale degli scienziati del Novecento. Noi oggi per fare crittografia abbiamo algoritmi computerizzati, lui durante la Seconda Guerra Mondiale faceva crittografia con l'utilizzo del suo semplice cervello, quindi vi invito a conoscere chi era quest'uomo a cui noi oggi dobbiamo l'esistenza fondamentalmente del dato digitale. Grazie.